fantasma. Ciao ragazze, direttamente dall'effetto fantasma. E ho fatto questo trucco oggi, che era già da tanto che volevo farvi vedere, da prima che la videocamera mi abbandonasse. L'ho chiamato tramonto estivo perché mi ispiravano questi due colori, mi ricordavano il tramonto. I colori sono l'oro rosa, lo champagne e il vintage della Neve Makeup. Champagne credo che adesso abbia cambiato nome, che per un periodo sia stato tolto. E spero che vi piaccia. Ho avuto durante la registrazione di questo filmato qualche piccolo, diciamo, incidente di percorso, nel senso che ho truccato prima l'occhio sbagliato, e quindi l'altro, quello che poi vi facevo vedere come facevo, rimaneva un po' in ombra, quindi ho fatto dei rigiri di telecamere e cose strane. E niente, mi sembra che ho detto tutto, e è un trucco secondo me che sta molto molto bene a chi ha gli occhi verdi. Infatti questo ombretto vintage fa risultare veramente tantissimo chi ha gli occhi verdi, quindi tutti coloro che hanno gli occhi verdi e vogliono far vedere quanto sono belli i loro occhi verdi, e questo trucco, questo ombretto è veramente veramente molto bello, risalta veramente tanto. E niente, basta, ciao ragazze. Allora, ho già applicato la base, ho utilizzato il fondotinta, il Magic, il Medium Beige, visto che sono riuscita a prendere un pochettino di sole, fortunatamente, sono riuscita a mettere fondotinta un pelletto più scuro. Ho usato il correttore delle New, quello anti-età, per coprire le mie 300 occhiaie, e poi ho applicato già la base, ho utilizzato la Rugiada della Neve Makeup. A questo punto inizio con il mio trucco. Allora, parto con l'ombretto, questo della Neve Makeup, l'oro rosa. Utilizzo un pennello, questo qua, che è quello che si usa per lo smokey, lo smudge. Deve essere piccolino e abbastanza rigido, in modo tale da compattare bene l'ombretto. Poi inizio picchettando il mio ombretto. Lo picchetto bene in modo da farlo aderire bene e vado fino in fondo. Lo picchetto tutto bene e lo picchetto tutto bene. Messa un po' storta perché mi sembrava che la luce fosse un attimino migliore, ma mi sa che ho truccato l'occhio sbagliato per prima. Ok, poi prendo l'ombretto champagne, sempre della Neve Makeup, che credo che ora si chiami spumantino o giù di lì, e lo applico con un pennello grosso da sfumatura e lo applico sotto l'arcata, bene qua. Poi mi ricongiungo nell'incavo e vado fino in fondo alle sopracciglia, qua. Lo sfumo bene col rosa. No, peggio che andare di notte. Lo sfumo bene. Ho sbagliato a toccare l'occhio, dovevo fare prima l'altro, mi dispiace. Dopodiché prendo un pennello da ombretto, questo è un pochettino più piccolo e anche abbastanza rigido come setola, e prendo l'ombretto, il vintage, che è questo sul marrone rosso, e inizio a usarlo subito come se fosse un eyeliner attaccato. Oggi ho dei seri problemi con la videocamera. Attaccata proprio come se fosse un eyeliner. Faccio la riga bene su e lo uso proprio come se fosse un eyeliner. Vedete la riga dell'eyeliner? E poi vado nell'incavo. Viene così.
fino a metà all'incirca, occhio, sfumando e pressando. Lo schiaccio bene in modo da avere un colore più intenso e lo utilizzo picchettando, perché non mi piacciono usarli bagnati, mi sembra che perdano parecchia lucentezza. E poi vado anche giù in questo modo fino quasi all'angolo interno, così bene. Ripasso il mio ombretto champagne o spumantino, che dir si voglia, fino in fondo, bene, così. E poi riprendo l'oro rosa, sempre col pennello, quello di prima, lo smudger, e lo picchetto ancora un pochettino. Aia. Se mi sembra che serve, ripasso anche l'oro rosa, ma direi di no. Prendo di nuovo il pennello, quello con cui stavo usando l'oro rosa, e faccio l'incavo qua interno, bene, e vado anche sopra un pochettino a quello più scuro. A questo punto prendo una matita, questa è della Kiko, la numero 403, è un color rame, e la utilizzo all'interno dell'occhio per evidenziare il rosso. Poi applico la matita come eyeliner. Io ho usato questa nuovissima di L'Avon, la Glimmer Liquid e Gel, tanto ve la faccio vedere. È così, non è grandissima, è una normalissima matita come tutte le altre. La particolarità di questa matita è che quando voi la attaccate all'occhio, il calore dell'occhio la fa sciogliere e diventa come se fosse un eyeliner in gel, molto molto duraturo, molto molto persistente, davvero molto bello. E la usate come una matita normalmente, vedete che come l'attacco si scioglie, poi proprio senti la sensazione di liquido sull'occhio, non di matita rigida. E mettiamo la nostra matita proprio in eyeliner. Ho cambiato posizione, mi sembra che vada molto meglio. Poi prendo il mio mascara, come al solito due, il Super Magnifi, che andrò a mettere sotto come sempre, e il Super Enchant, che utilizzerò sopra. Adesso sistemo le mie sopracciglia con la matita, quella per sopracciglia della Gillian Dempsey, me le fisso con questo che le fissa e le colora anche un pochino. La tonalità è la Fairy, la più chiara, le do la forma un po' arcuata. Come blush utilizzo quello in perle e do prima una picchettata con la spugnetta sua, quella che è all'interno, che non è una spugnetta per il blush, però ho notato che rilascia dei sbrilluccichini facendo così, e dato che comunque dovrebbe essere sera e estate, vengono bene. Dopodiché prendo il pennello e applico il mio blush. Basta questo segno lucido, come se avessi unto in faccia, invece non è così. Poi utilizzo il Magic Illuminatore che c'era un annetto fa e vado a illuminarmi questa parte qua, che viene molto bene perché, essendo che l'estate, che in teoria dovremmo essere abbronzate,
poi il contorno delle labbra, così che non mi sbava neanche il gloss. E poi utilizzo il nuovo gloss, il Duo Reflect. Questo qua è il Bronze Beautiful. Sembra molto più rosso, in realtà è un color marroncino, bronzo. Invece chissà perché sembra rosso. Togliendo il mio gloss. Mi concentro qui, così. Rilascio un bel gocciolone qui. E poi